Senti Roberto, ma questa asma è vera o finta? No, l'asma è stato un difetto. Il buon Calderola, Renato Calderola, Rete A, la prima trasmissione è stata veramente una cosa terribile. Mi prendevano in giro anche, vediamo qua tanti camera, ma non riuscivo a parlare e ridevano tutti. Allora un fonico dice, è un difetto. Bene, il microfono anziché tenerlo qua lo mettiamo sotto la gola. Ed è stato un difetto esagerato, accentuato, e poi non capivo che da un difetto è stata una piccola fortuna. Ecco, quindi non ho l'asma da curare, ma questo difetto me lo tengo volentieri. Insomma, perché è diventato un tratto caratteristico, poteva essere un difetto, è diventato un punto di forza. Sì, e sì, vero. A un certo punto ti hanno fatto vendere, ovviamente per scherzare, l'aeroporto di Linate, in un programma di Rai 3 che si chiamava Gelido Lindo. Sì, è vero. Qualcuno lo voleva comprare? No, ha messo numeri sopra impressione, è vero, cara Serena, Rai 3, Gelido Lindo, tanti anni fa. E io ho detto, ma lo mettete pinto? Ma sì, certo, Roby, non possiamo rimettere. Provate a metterlo vero. Sì, un numero di un centralino che avevano in Rai. Ha messo questo numero vero, hanno dovuto staccare che volevano comprare Linate davvero. Vediamo la televisione. Sì, è una cosa incredibile. Comunque mi stai facendo salire un'adrenalina, roba. No, sono così. Sierino Lindo. Sì, sì, no, se vuoi mi tranquillizzo, non voglio. No, assolutamente, devi essere te stesso. Sì, vendiamo, attenzione, l'aeroporto di Linate, mitico. Sapete voi, certo, Linate, sito su 36.000 metri quadri, incredibile, 3.000 dipendenti. E allora, certo, 307 voli giornalieri internazionali e internazionali. Ebbene, Roberto, però Linate, la proposta è grande, ma c'è la nebbia, molto positivo. Sì, quando c'è nebbia, la gente rimane lì e i bambini si annoiano. No! Fai volare la fantasia, falle visitare l'aereo. Sì, portali, perché un sorriso di un bambino non ha prezzo. Quanto costa tutto questo? Chiama velocemente, chiedi di Leo Di Ciampi, sì. 1 miliardo. E in omaggio vi do, alle prime, visto che siamo Rai 3, 5.000 telefonate, il Duomo di Milano in miniatura, eccolo qua! Chiamate velocemente! Memorizzate il numero, alla prossima! E buon volo a tutti! Ciao da Roberto, ciao! Ma dove l'avete trovata sta roba? Si trova, sta Rai, Rai. Certo, ma qual è la cosa più assurda che hai venduto nella tua vita? Un ombrello americano faceva veramente schifo. No, sì, perché era un ombrello, insomma, uno stendino a casa avrà 10 raggi, no? Sembrava un polipo. Saranno stati 400, 500, ma non rimanevano così. Cadevano questi, non ci stava la roba. Praticamente era invendibile e mi sono rifiutato, anche perché... Ah, non l'hai voluto vendere? No, non l'ho voluto vendere. Anche i televenditori hanno un'etica. No, certo, certo. Un stendino che cade per terra non si può vendere. È veramente schifosa questa cosa. E invece la cosa più assurda che hai venduto e che invece che sei riuscito a vendere nonostante fosse, diciamo, non propriamente utile? No, allora... Non è che non era utile, Serena, i giubbotti dove, adesso ti spiego, ho dato un termine, mi è uscito così da buon ignorante, e questo termine è stato preso da Aldo Grasso e messo non so in quale enciclopedia. Giubbotto in eco pelle, o è pelle o è eco. Il giubbotto in eco pelle, in eco pelle, diceva la gente, chiamava il centralino, che cos'è? Eco pelle, ah bello, me lo mandi, ma io non so cos'è. Ma non ho capito, l'hai inventata te la parola ecopelle? Sì, mi è uscito, mi hanno detto non è pelle, non è plastica. E non puoi dire in TV poi una cosa che non è. Ma sei un genio, cioè l'ecopelle, adesso tutti gli stilisti ecopelle del mondo che vendono in Italia parlano di ecopelle, cioè è la plastica. Dottor cioè, Armani, non mi copiare, ti prego, non mi copiare. L'ecopelle è solo mio, chiaro? Ecopelle. È stato un successo incredibile. Ma torniamo indietro, quando sì, il giovane Roberto da Crema, in quel di Pioltello, giusto? Sì, limite di Pioltello, sì. Che è Interland milanese. Interland milanese. Figlio di genitori venditori ambulanti, giusto? Sì, sì. Famiglia contadina. Contadini, i miei genitori erano contadini. Poi mio padre si è improvvisato commerciante. Io ti interrompo, dimmi se mi devo calmare o no.
mio papà vendeva ciò che vuoi. Faceva il contadino nel troppo pavese, poi fa un concorso di venditore e vendeva. Era casa, è tornato a casa soddisfatto. Vendeva l'omino bianco, no, Bella Montelliso. Del detersivo con su un omino bianco. Vabbè, mo non facciamo pubblicità. No, non lo fanno più. Ma no, sono passati 60 anni. Io andavo con lui sul camioncino e da lì è venuta la passione. Ma è vero che una volta si allagò tutto il camioncino, per cui E lì è nato il 3x2. Cioè? Perché l'azienda gli ha detto, vabbè, buttalo pure via. Perché te lo diamo, perché l'azienda si era squagliato. E io ho detto, papà, invece se noi mischiamo, anziché buttarlo via, recuperiamo dei soldi e facciamo che vendiamo 3 barattoli al droghiere e te ne fai pagare 2 e ne dai 3. E quindi era un 3x2, ma nato così. Avevo 9 anni. 9 anni? Sì. E poi guardavi la TV e sognavi di essere come Adriano Celentano. Sì, è vero. Cioè, come facevi? Come cantavi? Come sei preparata, Serena? Come sei preparata? Fate l'applauso! Sì! No, guarda. Andavo nell'osteria con papà e i soldi ne aveva pochi e gli dicevano... Senti, ti offriamo un bel bicchiere di vino se Robertino fa Celentano. E io prendevo la scopa. Hai presente 24.000 baci? Sì. Dovevi fare una rotazione. Fammi su vedere testa. Come facevi. Ci abbiamo una scopa in studio? No, te la faccio vedere. Ma certo. Se ce l'abbiamo una scopa in studio. Non è problema. Sì, te lo faccio. Un'asta, qualcosa, dai. E io giravo su me stesso con questa scopa e ogni giro di scopa mio papà le offrivano... Grandi, sì. È arrivata la scopa. Io ti adoro. Sai perché? Hai un'inventiva incredibile. Vai. Facciamo così, come 24.000 baci, venisti come le ore, un bacio all'altro alla follia. E giravo su me stesso. 24.000 baci, ti ricordi? Tranquillo. No, 24.000 baci, Adriano Celentano, vai. 24.000 baci, numero 24. Canta Adriano Celentano. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore vuole ogni istante 1.000 baci, 1.000 carezze vuole allora. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, un giorno spedito perché ogni secondo bacio te. Con 24.000 baci, ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci, ogni secondo bacio te. C'è di vicino, eh? No, beh, sono mica tanto, però mi piace cantare. E poi cominciano, insomma, com'è che cioè, non avevi tanta voglia di studiare? No. Papà che ti dice quando gli dici papà, non voglio più studiare? Papà, da buon contadino, ero bravissimo a scuola, però. Ma sì, che sei sveglio, si capisce. Sì, ero bravino, però dicevo, papà, mi piace vendere. Cambiavo i giornaletti a scuola, prendevo il Diabolic, il numero doppio, lo cambiavo con il Monello, Yeti, quelle cose qua. Cioè. Però non amavo troppo la scuola, mi piaceva appena per poterla fare, basta. E da lì... E cominci a fare, vai, prima fai un periodo a Genova, no? A fare lo scaricatore del porto, immagino, lavorare nel porto, non so, che facevi nel porto? No, sì, ho dato una mano. E poi vieni assunto come venditore di una nota marca di elettrodomestici. Sì, io non dico, il giornale dice, prospettiva milionaria, te la ripeto, grande possibilità di guadagno, hai un'azienda, ti guardi in giro l'azienda e non finisce mai di essere grande. Impressionato Baba Monza e mi dicono, sì, è un porta a porta, ecco perché l'azienda era immensa. I negozi erano i palazzi, quindi al mattino alle 9 ti lasciavano giù con un pulmino, suonare il campanello alle signori in vestaglia, non in vestaglia, vestite, conoscevi l'ingegnere. Come mai questa sottolineatura sull'abbigliamento no, delle signore? No, perché è un'esperienza, conosci di tutto e di più. Ti sei anche fidanzato con qualche signora alla quale hai citofonato? Fidanzato? No, fidanzato no, abbiamo passato dei momenti piacevoli. Cioè c'è stato anche il mito no. Che c'è, no? Che comunque il venditore ambulante, non so, dice viene, citofono e poi
scocca l'amore per quel giorno. Sì, può scoppiare l'amore per quel giorno. Cioè, hai avuto un rapporto con una signora che ti ha aperto la porta? Magari è successo, perché quando io andavo con la aspirapolvere a fare la prova pulizia, e la signora tutto cottonata, e mi dice, dovrebbe pulirmi anche la camera da letto, ma signora c'è il tappeto in sala. E succedevano cose strane, ma la cosa particolare è che chi fa il porta a porta, ma sto facendo un bravo sereno, al massimo lo fa 3-4 mesi per pagarsi gli studi. L'ho fatto 10 anni. 10 anni, poi ti dico che è un'esperienza di vita, una palestra incredibile. Dovremmo stare qua per 25 puntate. Perché si conosce di tutto, Sì, ma mi fermo qua perché ci sarebbe da dire e ridire, insomma. Poi arrivano gli anni di piombo, si comincia, diciamo così, a essere spaventati. Molto difficile. Ci trovano a casa una persona. Allora, cosa faccio? Che belli spunti mi dai. Il mio amico Bacchi aveva una roulotte. Sono andato da un fabbro, gli abbiamo, dovrei essere ingenuo a inventarmi queste cose, con la fiamma ossidrica tagliamo la parete centrale della roulotte e mi sono organizzato per, non più il porta a porta, ma andavo nelle sagre paesane, feste dell'unità, non è importanza, arrivo a sta roulotte, tiravo su lo sportellone e con l'aspirapolvere la gente che parlava con la salamella, la cicoria in mano, l'insalata, eccetera. Ma mi ero comprato una macchina del caffè che non era in vendita, con la scusa di partivo col piede dell'aspirapolvere, signora vuole un caffè, venga, venga. A un certo punto vendevo più macchine del caffè che dell'aspirapolvere e quell'azienda famosa ha messo sul mercato, oltre all'aspirapolvere, anche la vendita delle macchine del caffè. E prendendo spunto dalla roulotte, io l'ho fatto così, hanno fatto il team fiere. Hanno comprato poi tante roulotte gialle e blu. Quindi sei stato un precursore. Un po' lì è stato fortuna. E insomma, Roberto da Crema arriva poi a vendere nei centri commerciali, vendevi pedane per idromassaggi. Sì, sì, è lì. E un giorno arriva il proprietario di una TV locale. E senti cosa succede. Che ti dice, che tu l'hai raccontato questo in un libro, no? E ti dice... complimenti, perché lei ha venduto un idromassaggio a mia moglie. Che non dirlo cosa aveva la signora, non dirlo! Che cosa? Cosa aveva la signora in casa? Io dillo ho venduto un idromassaggio a una signora che aveva... la Iacuzzi! Ha già un idromassaggio, perché quindi... Perché il mio idromassaggio era una pedana di plastica che andava applicata su una vasca. Come in no, casa... Come no, me la ricordo, ce l'avevamo... Con un motorino. Questo signore, quando vendo sta cosa, torna indietro... Chi è che ha venduto mia moglie? E io sono scappato al bar con in tasca l'assegno. Eh sì, adesso mi pigli. E sei tu che hai venduto? Sì. Ma cosa gli hai raccontato? Noi in casa abbiamo una Iacuzzi. Che ci fa con la... Che ci fa con la pedana? No, però la Iacuzzi ha bisogno di assistenza, se c'è un buon tubo, questa la prendi, la porti al mare in montagna e mi dice, sei un animale da TV. Vieni da me domani, Telecolor Cremona, e quello che fai qua, fallo in TV. Io, sì, è nata così, una cosa, ma quale preparazione? Io vado avanti, io sereno, vado in TV, metto il codino dietro, mi tolgo l'orecchino e c'è una signora... Perché l'hai tolto l'orecchino? L'ho tolto che non voleva. Allora 40 anni fa... Era trasgressiva questa molto. Cosa. Mi fa, già sei un po' uno zingaro, con l'orecchino non va bene, mettiti la coda da cavallo dietro. E mi dice... T'hanno ripulito. È un po' più pulito, sì. Dice, questa è la telecamera. E allora? Tu fai quello che fai nell'ipermercato quando chiami la gente e parlo con la telecamera. C'era una signora che stava pulendo lo studio, Giovanna Airoldi. Signora, venga qua, guarda dietro la telecamera, perché io con chi parlo qua? Certo. Come al supermercato, se avevo cominciato, te che sei a casa hai bisogno di massaggi, hai bisogno di acqua che ti nutre, che ti massaggi i polpacci, queste bollicine che ti accarezzano, e lei mi dice, no, io non ho aromatismi, ma no, non te, la telecamera. Ti spiego una cosa e poi chiudo. Ascolta, io vendevo nel supermercato
3 o 4 vasche al mese. Quanti ne hai vendute il primo giorno che sei andato in onda? Se no, questa ti piace, sono sicuro. Manda in onda la cassetta, mi dice il titolare. Tu non hai un centralino? Centralino. Manda il telefono a casa, non centralino. Mi dai un numero, vediamo quante telefonate arrivano. Dove avevo la pedana nel supermercato? C'era un telefono a gettoni. Domani glielo do, non mi ricordo il numero. Vado, guardo il numero del telefono a gettoni, vado in TV, l'ha messo sulla cassetta, stai attento. Va in onda la cassetta, io lo so, la mia pedana, va in onda la cassetta in TV con questo numero. Io vendevo 3 o 4 al mese, quando andava bene, 12 minuti, 24 idromassaggi. 40 anni fa, se ne ha. 24, mi tremavano i baffi, le orecchie. Vado da lui e mi dice: com'è andata? E io, niente, 2 o 3. Non funziona. Perché non gli hai detto la verità? Ti spiego perché. Perché mi ero autoprodotto senza saperlo. Perché mi dice: mi sembra strano, però, cosa possiamo fare? Se rimandiamo la cassetta col mio numero, mi dice, tu mi firmi il diritto d'immagine, quello che vendi, quanto guadagni al mese? In lire guadagnavo 500.000 lire, in lire. Ti do 1.500 se firmi qua. Sì. Ma no, io le dico, quanto costa la tua TV allora per mandare la cassetta? Ah, e quindi hai deciso di prendere tu in mano, di fare tu l'imprenditore. Ho capito tutto. Ti sei preso in mano il tuo destino. E ho venduto in un mese 1.500. E ti chiamano pure a vendere libri, vediamo dove. Ah, allora, 95. Allora, in Rai, in Rai. E allora, bene, il tema, come vi rudisco l'autore, ovvero Roberto Gervasio. Roberto Gervasio, ok. Vorrei sapere, tu come lo promuoveresti? Chi c'è davanti? 100 sommozzatori! Cosa le diresti a 100 sommozzatori per promuovere il tuo libro? Tornate al più presto a galla e leggetelo. Che vuoi dire? Ma non è male, però non è male. Però ascolta, Roberto, leggilo sott'acqua. Le pagine sono impermeabili, sono laminate. È verde, si confonde con l'acqua marina. Convincili, grinta energia. Qui dentro trovate Bossi che corteggia la moglie. E trovate Veronica. Ma scusa, ho capito, ma con più grinta, con più voglia, se no, fai conto, stanno bevendo un tè. Mettete su una tazzina e ascoltate bene, con più convinzione, chiaro? Vedete, con più energia. Vedete, Bossi, ma lui la carezza la moglie. Ma sai, che c'entrano queste cose soft? Il libro, cuccalo, prendilo, cercalo, amalo. Bossi che corteggia la moglie e la grande Veronica. Bruno, sai cosa ti dico? Così va meglio. Serena. Grande Bruno Vespa, grande Roberto Gervasio. Senti, ma fammi capire una cosa. Poi hai avuto tantissimi anche clienti VIP. Sì. Citami qualcuno. Una cosa, Serena. Dimmi. Una cosa, ci metto 20 secondi. Il professor Aldo Spinosa, docente all'università, quando mi ha chiamato mi dice: tu devi interpretare video sapere. Nella sala convegni della RAI si sono messi tutti a ridere. Qua prende questo per divulgare la scrittura, letteratura. La letteratura. E allora mi dice, si alza un giornalista e mi dice: come faresti uno spot per divulgare la letteratura, la lettura? Posso alzarmi in piedi con la telecamera? Sì, lo puoi fare. Serena, posso? Conosco oggi i mezzi. Mi alzo pure io. Ho preso un libro sulla scrivania, l'ho buttato per terra e ho fatto... Il libro ti fa crescere! Bellissimo! È bellissimo! Come le curi le corde vocali? Tu siediti. Non hai paura, no? Come le curi le corde vocali? No, figura, è solo che... No. Cioè, a casa pure che parli così alto. Sudo, vedi? Come? Sudo, perché quando parlo, a me piace fare così. Non posso farlo in casa, se no... Dimmi quando hai incontrato George Clooney. George Clooney, Andrea Giordano, il direttore di Lucignolo... Giordano? Sì, Mario Giordano mi dice, per prendermi in giro, è arrivato George Clooney sul lago di Como, secondo me tu riesci a entrare ad intervistarlo, come dire, a Dubai. Va bene, carta bianca, qual è il mio cachet? Metti 1.000 euro, non voglio il cachet, me ne dai 5 se io riesco. Sì, arrivo all'aglio, affitto un apecar con un megafono e giravo per l'aglio: voglio incontrare Clooney, voglio incontrare Clooney.
arrivo davanti a casa sua, c'è una siepe con dentro, dietro ti dico, ma quanti potorbi reporta aspettare che lui riesca? Certo. Io mi fermo davanti a casa sua, si mettono tutti a ridere, arrivo, suono il campanello. Questi ridono, una fortuna incredibile, passa di lui, apre e gli dice in inglese, non lo conosco, alle sue guardie. Chi è sto qua che suona il campanello? C'è un venditore famoso che... E allora apri, fatelo entrare. E sono entrato suonando il campanello, la cosa più semplice del mondo. L'applauso. Ma neanche qua. Ma è una cosa mitica. Senti, ma ti hanno dato pure il premio a Los Angeles, no? Come miglior venditore. Sì, una statuetta che a anno Los Angeles. Era 92, 92. Era il 94. 94, arrivi a Los Angeles. Allora, e... mi vengono a prendere con miglior una... venditore del mondo. No, una statuetta in America non è come qua, è una cosa molto sentita. Ti danno una statuetta, io arrivo e mi dicono, mi vengono a prendere con la limousine, andiamo su questo palco, mi dicono qual è la differenza tra vendere un orologio normale e un orologio subacqueo. Lo dico a casa. Gli altri venditori, in inglese, in spagnolo, questo era il tema, parlavano dicendo, te lo traduco in italiano, che la pressurizzazione con doppie valvole, tutte cose le guarnizioni, ma la signora Teresa non le capisce, sai cosa ho fatto? La cosa più semplice del mondo. Roberto Mis, Roberto da Crema, scendo la scalinata, ci sono queste cose con sulle vasche dei pesci, prendo un'ampolla con dentro il pesce. Ci butti dentro l'orologio. Arrivo, gli butto l'orologio in mezzo ai pesci, va il supporto d'immagine, io non parlo, e la gente mi sbigliava. Passato 2 minuti e mezzo, ho messo la mano dentro e ho detto, is water resistant, perché non è entrata l'acqua. Ha cominciato in 2, in 3, si sono alzati tutti in piedi. Senti Jessica, ma tu ed sei... Ed è successo. Ci può aiutare? Ci può aiutare? Ci può aiutare con che cosa? Situazione? Quale situazione? La situazione dei me. Ci vuoi fare un favore? Sì. Oddio, eccoli, tu che devi cosa? Sapere, scusa. Ti prego, sere, 2 minuti, dai. Ma come 2 minuti? Ragazzi. Allora, adesso spieghiamo, perché loro hanno un desiderio, loro, diciamo, questo gruppetto degli affetti stabili. Andiamo. Eccoli qua, Memore Migi, Antonio Mezzacella. Ho il tuo permesso di andare? Ma che cosa avete, so. Ma che cosa avete apparecchiato qua? Io... Ecco perché c'era tutta questa confusione in studio. Allora, loro spieghiamo, però scusate. Scusa. Loro vogliono andare a Sanremo. Ah, bene. Solo te ci puoi salvare. Come li chiamate? I Memos. I Memos? Vai. Siete tutti voi, Memore Migi loro? Parla voi, venite vicino. Vai. Silenzio! Inquadriatura! Guarda che pace! Caro Amadeus! Oltre ad avere il grande naso, hai grande piuto! Non puoi ricordarti dei memos, memories, memorando, da non dimenticare! E sai qual è la cosa migliore? Vieni qua, lascia perdere! Aspetta un attimo! State lì, manca la cosa più importante! Il prodotto di solito si spedisce e paghi le spese con segna. Loro a Sanremo ci arrivano a piedi! A piedi! Chiaro! A piedi! Amadeu, mi raccomando! Ciao! Amadeu, grazie! Come se nulla fosse successo! Fermati, Amadeus, perdonali, a proposito di Sanremo, vita spericolata, perché questa sua è davvero una vita spericolata. Dai, Amadeus, ti prego, perdonali. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film, voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti e qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come l'estate, a bere del ruino.
sono cresciuto con le sue televendite. Tutti siamo cresciuti. Cioè, è una roba incredibile. Tornavo a casa, accendevo la TV, lui era sempre. E a casa avete comprato qualche cosa? Tua mamma comprò qualcosa che tu sappia? No, no. Io male! No! Molto male! Le pentole sì. Le comprate. Voi non so, a casa Carrizzi si vedevano le vendite di Roberto. Io me lo ricordo, Roberto. Laura, io la vedevo. Ma no, ma non mano per cattiva, ma mio padre è così, a braccetto corto. Quindi di conseguenza. Ma Milano abbiamo fatto tante cose insieme per cui me le vendeva cioè, proprio. Cioè c'è un passato tra Freddi e Roberto da Crema, sì. Va bene. Sì, siamo conosciuti, non posso dire come. Senti, vita spericolosa. No, 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 no. Alla partita di calcio, no. Calma. No, no. Pensare prima di parlare. Allora, guardami negli occhi, perché poi succede questo poi nella tua vita. Sei all'apice del successo, a un certo punto cominci a giocare. Sì. E questo fuoco che ti brucia, che ti ha portato a conquistare l'Italia, addirittura Los Angeles, è un fuoco che però ti divora dentro. E tu quanto perdi al gioco? Parliamone. Quanto perdi 2 miliardi di lire. 2 miliardi di lire al gioco? Sì. Lo dico vergognando, ma a me piace raccontarlo, che ci fosse un giocatore. Certo. Non voglio rubarti il lavoro, ma la cosa più brutta è peggio di una malattia. La malattia ti arriva, non puoi fare niente. Il gioco è una cosa terribile. E lo posso dire con gioia perché non devo niente a nessuno. Perché poi sei finito vittima dell'usura, hai pagato questi strozzini. Sì, è una cosa molto ma cosa lunga. Provavi? Perché dovevi giocare? Avevi tutto. Godevo, cosa ti importava? Godevo quando perdevo. Come godevi? Perché potevi rifarti? Il giocatore quando vince li butta via, quando perde si incattivisce. Ma di notte tu sogni la roulette e la pallina che gira e tutto il resto non conta più nulla. E pensi solo a questa cosa. E esserne uscito e poterlo raccontare oggi, ti ringrazio. Non hai mai più giocato? No, ma i miei amici mi riempiono di parole. Dai, andiamo per il giro campione, io prendo 250 euro, ecco il pinocchio, morto di pane. No, 250 euro. Morto di pane, non gioco più, non mi piace. Giocate per il gusto di prendere qualcosa, ma e basta, non giocate, se no. E in quegli anni ti sfogavi con qualcuno, stavi ancora con tua moglie, credo, no? Sì, era diventata mia sorella poi, è la verità. Ma cioè nessuno è riuscito a trattenerti? Sì, mia figlia. Mia figlia, adesso qua non voglio fare il patetico, perché poi io ho questa esuberanza, poi magari mi emoziono un po' e non voglio farlo qua. Mia figlia, dopo il disastro che ho fatto, non mi dice papà, barbone, che cosa, no. Sai cosa ha fatto? Mi dice, senti papà, secondo me tu hai una testa incredibile, dai, non giocare più. Perché se perdi il vizio farei veramente qualcosa di bello nella vita. Mi ha ammazzato. E sai cosa ha fatto? Ha preso la macchina, mi ha fatto fermare delle diffide, questa piola è partita, ha girato tutti i casinò, San Vincent, Campione, Sanremo, Venezia, a portargli la diffida. Io ero a casa. Così non potevi entrare. Una caccola. Quanti anni aveva tua figlia? Aveva 21 anni. Brava. Ti mando un messaggio. Ti mando un messaggio, si chiama Valentina. Ciao papi. Allora, è praticamente impossibile in pochissimi secondi esprimere quello che sei per me. Sei semplicemente il mio grande e immenso amore. Sei stato e sei tuttora un padre speciale. Un nonno meraviglioso che anche se ha poco tempo libero perché lavora tanto, si dedica con amore e tanta generosità ai suoi nipoti, sei un nonno fighissimo, sprintoso e un imprenditore importante che ci ha insegnato tantissimo anche e soprattutto dal punto di vista lavorativo, sei la nostra guida. Poi vorrei dire qualche difetto, ma non sono tantissimi. Il primo, in particolare, che sei un brontolone e che urli da quando sono piccola, ma a fin di bene. Vorrei ringraziarti immensamente per tutto quello che fai per noi. Soprattutto una cosa ci hai insegnato. E come te, nessun altro è bravo a farlo. Nei momenti di difficoltà non mollare mai e crederci sempre. Sei speciale. Ti amo. Allora, Roberto da Crema continuava a ripetere no, Serena, non ce la faccio. Perché? Quando no, no, ma non voglio fare. Ma questa è la verità della tua vita, però. L'hai appena nominata, Valentina. Sì, certo. E perché ti vengono gli odori? No, non sto piangendo. No, così mi dà perché un po' di... Perché ti imbarazza?
mi imbarazza. Una cosa così bella come l'amore di una figlia per il padre. Sì. Pensi di non meritarlo, quest'amore? No, oggi posso dire che lo merito, scusa, non è presunzione. Fammi salutare anche a Morris, i due figli ne ho due. A Morris ci arriviamo. Anche ah, scusa, no, perché le Valentina... Quando io ho detto, nel presentarti, ho detto hai sbagliato, sei caduto, ti sei rialzato, tu hai patteggiato una condanna per bancarotta fraudolenta. Sì, sì, parliamone. Tu e Morris siete stati arrestati, avete fatto cinque giorni di prigione, se non sbaglio. Sì, cinque giorni, sì. Come io fu quel momento? Considerando il fatto che non era solo per te, c'era anche tuo figlio. C'era per mio cui... figlio, sì. Allora, io c'è stato un momento della mia vita che facevo vendite, e lo dico senza presunzione, ne parlo la storia, vendevo più del postal market. Ero arrivato a spedire 60.000 pacchi al mese. 60.000. Fatturavo 50 miliardi all'anno. Sulla faccia, non su un'azienda. Ti spiego, Serena, non è la colpa non è di chi dico, la colpa è mia, perché non bisogna mai, ma no... Però ti spiego una cosa importante, sebbene la colpa mia. Le Poste Italiane sono passate in SDA, c'è stato un passaggio... Però a me non interessa la parte legale, perché tu il tuo debito con la giustizia l'hai pagato, perché no, non è che... No, certo, ma cioè, non devo dire... Questa non è una... Ti voglio dire come è successo meccanicamente, ma... Però sai perché, Roberto? Perché comunque a me non interessa. Tu sei qui per raccontare la tua vita, sì, la tua storia. Sì, è successo questo. Insomma, diciamo, un arresto è una cosa importante nella vita di una persona. Per quanto tu sei guascone, no? No, ero a Radio Italia e mi dice il portinaio, io ho fatto 10 anni a Radio Italia, conduzione libera, e mi dice il portinaio, stanno girando un film, c'è pieno di finanziere, ma che film è? E invece erano per te, per tuo figlio. Era lì per me, mio figlio era in montagna, sono andato a prendere in montagna, ero lì, vado giù, dico, ma cos'è un film? Sei Roberto La Crema? No, il film sei tu, così devi detto. Seguirci. Potete mettere le manette? No, non serve. No, com'è così? Passava via la gente e c'era pieno di Babbo, ma che film è? No, non è un film. E trascorrere da Lambrate alle carte di San Vittore con queste 7 macchine e le sirene, io ti dico una cosa, Serena, ero stato sempre un bel nottambulo, di lì passavo con gli amici, andavo a mangiare la pizza, a palle con gli abate, e ero seduto e dicevo, no, non è vera sta roba, ma cos'è? Arrivi in un posto, si apre una porta e quello che ne spinti e dice a me non succede mai. Entri e si apre questa porta e ti chiudono con due portoni così e cosa posso dire? Non devi dire niente. Fanno l'interrogatorio e dopo c'è una regola che dice che dopo le 72 ore o c'è una prova certa o meno e ho fatto 5 giorni e... Sono tornato questa a casa. Questa cosa come ti ha cambiato? Come ti ha cambiato? Tanto. Tanto e prendo ancora l'occasione per ringraziare un mio amico magistrato, si chiama Piero Calabrò, è l'allenatore della Nazionale Magistrati di calcio, e mi dice, stai zitto e pedala, non rilasciare interviste perché qualcosa è sbagliato, va bene, paga, adesso stai zitto. E per penitenza ti faccio fare una cosa, mi dice. Dimmi, adesso io giocavo a calcio nella Nazionale Calcio TV, per penitenza giochi 3 partite nella Nazionale Magistrale. Non male però. Sì, io ho fatto questa penitenza. Morris, tuo figlio, ti manda questo messaggio. Ciao papà, sono sicuramente il volto meno televisivo della famiglia, ma è con cuore e con piacere che ti faccio questo video messaggio. Abbiamo iniziato insieme con delle veloci corse in motocicletta. Al tuo fianco e al tuo fianco ho vissuto tutte le montagne russe e gli inciampi e le rinascite che ti sono capitate. Sei stato sicuramente un protagonista assoluto della TV commerciale e la cosa che deve renderti più orgoglioso è l'affetto e la stima che ancora oggi la gente ha nei tuoi confronti. Il momento più importante, quello che ti deve rendere più orgoglioso da padre, è stata la tua rinascita dopo un inciampo, che è sempre la cosa più difficile per tutti.
adesso sicuramente quello che mi aspetto sarà con curiosità quale sarà la tua prossima avventura e ancora come stupirai tutti noi. Ti voglio bene e regalami la prossima sorpresa. Incredibile. Cosa? Sei terribile, sai? No, questo è Happy Mileto che ha fatto, ha curato questa pagina e ha chiamato lui loro. No, riesce a togliere, non voglio fare complimenti, però è un modo. Vabbè, ma parliamo d'altro, non c'è problema, non parliamo di me, tesoro, tranquillo. Parliamo di te, c'è una ultima frase che ti vorrei far commentare. Tu dici, hai scritto una vita agrava, non potete sapere quanti soldi sia riuscito a fare, quante isole del tesoro avrei potuto vivere e far vivere a chi mi ha voluto e mi vuole ancora bene. Voi non potete nemmeno immaginare quanti soldi io abbia bruciato, trasformandoli in cenere, buttando via una fetta grande così della mia esistenza. Roberto da Crema urla e travolge tutto, ma ha travolto anche se stesso. Perché l'hai fatto? È la prima volta che non so risponderti. Riesci a zittire un televenditore che ne ha parte di tutti i colori. Perché ho giocato o perché ho fatto cosa? Perché l'hai fatto? Perché quando fai così ti manca qualcosa, non sai cos'è. Te lo esprimo a parole mie, non sai cos'è. È facile dire a petto a casa, no, piccherei su una persona che non ne vale la pena. Non sarebbe cattiveria. Insoddisfazione. Che cioè dovevi sempre sfidare te stesso. Sì. Qua e ora hai imparato a, diciamo... No, ora io amo una cosa. Dimmela. La pesca. Amo Lampedusa, amo la pesca, amo alzarmi un mattino alle 5 e andare a Tonnetti. Amo quest'isola da morire. Perché poi possiamo dire una cosa, Roberto, la vita è bella non solo perché vendi, fai, guadagni, perché basta alzarsi e guardare questo nostro splendido paese per capire quanto siamo fortunati.